Salve, sono Samuel. Questa è Caltagirone e questo è l'Occhio dell'Aquila. La Villa Vittorio Emanuele, alle spalle del Museo della Ceramica e a destra del teatrino, famoso Cineteatro Politeama. 6600 metri quadri. Il giardino è stato costruito in base ai modelli dei parchi inglesi, a opera dell'architetto Giovan Battista Filippo Basile, morto a Palermo nel 1891, famoso architetto italiano. La realizzazione di una villa comunale sull'area della cosiddetta Silva di San Francesco, parzialmente occupata da una collinetta, iniziò nel 1846, pensate, agli inizi del XIX secolo. Inizieremo da qui. Il nostro servizio partirà principalmente da fare vedere i lati oscuri di questa bellissima opera d'arte, le opere vandalizzate e soprattutto i mancati restauri. Una cosa interessante della nostra villa è la scritta che possiamo trovare qui all'ingresso. Ogni giorno qualche buon'anima viene e scrive la data, giorno, mese e anno. È forse una delle poche cose che funziona all'interno della villa. E ora andremo a vedere nei particolari questa bellissima villa e come viene ridotta ogni giorno dal disinteresse di noi cittadini di Caltagirone. Ed ecco il primo atto vandalico che andremo a vedere nella villa. Questo leone, dove quasi tutti i calatini sono fatti una fotografia, è stato mutilato e gli è stata portata via una zampa e lo scudo. È una cattiveria ai limiti dell'immaginazione. Ah ragazzi, non so voi, ma io dopo tutta questa camminata c'ho una sete da paura. Ma... come... ah, vero, avevo dimenticato. Siamo a Caltagirone. Quello alle mie spalle è il palco musicale, realizzato in maiolica policroma, dalla IPAC. E purtroppo il vandalismo ha rovinato anche quest'altra opera. E ora andremo a vedere nei particolari cosa è successo. Come potete vedere, su ogni colonna sono stati incisi nomi, firme e scritte varie, con pennarelli e scolorine. Risalgono a molti anni fa, addirittura prima del 90. Ci sono le date anche. Penso che il vandalismo in questa villa non abbia fine, soprattutto se l'opera centrale viene vandalizzata in questo modo. La colpa può essere data a studenti che non avevano niente di meglio da fare o a semplici persone che venendo qui hanno lasciato la loro firma pensando che sarebbe rimasta nel tempo ricordandoli in una specie di modo artistico. Questo lo chiamo vandalismo. Ci sono 8 colonne in questa cupola e puntualmente tutte e 8 sono ridotte in pessimo stato. La ceramica è venuta via e i restauri che hanno provato a fare sono venuti una merda. Invece in questa qualcuno si è voluto portare a casa un bel souvenir, manca completamente questa parte in ceramica e non è stata neanche sostituita. A parte le varie scritte, una cosa che peggiora questa cupola sono le piante che stanno crescendo al piano di sopra. Qui abbiamo un altro segno di vandalismo fatto con la bomboletta. Che dire, una volta io e mio fratello venivamo qua da piccoli, era un bel posto, ora non si può più guardare. Anche la crescita incontrollata che c'è nelle piante sta rovinando completamente il mattone e lo sto facendo sgretolare poco alla volta. Senza nessun restauro, questa cupola è destinata a cadere.
Oramai il pavimento della cupola è tutto ricoperto da questi tasselini del mosaico che stanno venendo via. Questa, cari amici, è la fontana centrale, anche se ora non si riesce più a riconoscere. Le palme non sono più quelle di una volta, sono rimasti dei tronchi sporchi e spogli. E l'acqua sembra più uno stagno rivoltante. Come potete vedere, l'erosione ha consumato completamente le pietre delle statue, e non solo quelle. Questo è uno dei pescatori. Si chiamano così perché prima avevano delle canne da pesca. Servivano per fare scena perché all'interno non ci sono stati pesci, ma c'erano dei bellissimi cigni e delle paperelle carine. In quella casetta c'erano le paperelle che riuscivano a stare al caldo durante i mesi d'inverno. Immagino che a Caltagirone dovrò fare un servizio solo per le fontane che sono spente, cioè ci sono dei sistemi per riciclare l'acqua stessa della fontana e tenerla sempre accesa. Perché non possiamo usarli anche noi? Perché dobbiamo tenere sempre tutto spento? E ci sono talmente tante fontane spente a Caltagirone che faremo un servizio solo sulle fontane spente, potete giurarci. Queste sono le due colonne del terzo ingresso per andare al piano di sotto. Come potete vedere, questa è quella antica ed è quella meglio conservata. E questa è quella con cui l'hanno sostituita. Si può notare benissimo la differenza di stili e di materiali. Ed ecco qui un'altra colonna senza vaso. Oh mio Dio, un'altra colonna senza vaso. Nella parte inferiore della villa, sopra il ponte che passa per Roma, possiamo trovare questa bellissima fioriera. Come potete vedere, i vasi al piano di sotto sono stati completamente distrutti. Quelli a metà sono stati sostituiti con delle copie che non sono nemmeno fedeli all'originale che sono al piano di sopra. Stiamo parlando di vasi risalenti al 1900. L'ultima restaurazione è stata fatta nel 97, ma a quanto pare le restaurazioni a Caltagirone non vanno bene. Perché i vandali continuano a distruggere e visto che continuano a distruggere, il comune preferisce evitare di andare a spendere soldi inutilmente e quindi rimane distrutto. Ora io dico, i nostri turisti quando vengono e vedono questo schifo, che cosa possono pensare? Decidete voi. Qualche anno fa questa via è stata opera di vandalismo da parte di ignoti. E purtroppo le opere di restauro non sono andate a buon fine perché ci volevano molti soldi. Questi vasi sono fra i più antichi, sono quelli che risalgono a prima del Novecento e purtroppo non si è potuto più fare niente per restaurarli o per sostituirli con delle copie affidabili. Davvero ragazzi, non è uno schifo? Oddio, quasi ci sono passati veramente il tempo. Ed eccoci qui a Teatro, il teatro della villa, ora nuovo museo di Caltagirone. Data di realizzazione 1789 da parte di Senato Natale Buonaiuto, l'architetto. Per un'opera del XVIII secolo è normale che l'erosione consumi la roccia, non è normale che un restauro non possa riportarla in vita. Perché non c'è un restauro? Guardate, anche la ceramica che fa parte del teatro si sta piano piano deteriorando e si sta consumando. Il sole, la pioggia fa consumare la ceramica, ma un'attenta e accurata restaurazione potrebbe riportare questo teatro di nuovo a nuova vita. Guardate il terreno, è pieno di muschio che sta facendo erodere completamente la pietra. Vorrei ricordare a tutti che adesso questo è un museo e come potete vedere dalle mie spalle le bandiere sono state completamente distrutte e a nessuno è venuto in mente di sostituirle. Quella dell'Italia non sembra più neanche quella dell'Italia, quella della Sicilia è tutta mangiata, quella dell'Europa è sfilata. Ma dai! Questa parte della villa è completamente distrutta, se ne è calata per colpa dell'erosione del terreno. E a quanto pare in tutto questo tempo a nessuno è venuto in mente di risistemarle. Vedete gli alberi? Ormai sono tendenti a cadere, sono grandi alberi comunque, verso la strada. Guardate, guardate questo esempio, pensate a quanti danni potrebbe fare semplicemente cadendo sopra il ponte di pietra. Qua possiamo vedere un altro marchio di vandalismo e siamo nella parte interna. Molto quando ero più giovane. Venite. Ragazzi, questa era chiamata la stella. Prima che venissero messi questi pannelli di pietra, qui era tutto con sassi neri e bianchi a formare una gigantesca stella. Ah, una specie di rosa dei vecchi, ok? Questo era il centro. Era la parte più magica della villa, era la parte più bella, c'erano delle macchine qui a cerchio e anche lì, da questa parte.
I ragazzi qua si divertivano un sacco, con i miei amici venivamo e passavamo i pomeriggi interi, ci divertivamo veramente qui. Sono veramente delle defezioni per quanto riguarda la vendita di bombolette da parte dei minori, perché non credo che un maggiorenne debba fare questa cosa, a meno che non sia veramente un ritardato mentale. Questo è il vivaio. Una volta era accessibile. All'interno c'erano un sacco di specie di piante e si poteva circondare tutto lo spiazzale, dove al centro c'era quel grosso albero che si vede anche da fuori dalla strada. Purtroppo adesso è inaccessibile, ma a quanto mi hanno raccontato le persone che ci giravano prima che venisse chiusa questa parte della villa, era molto bello. Una delle parti più artistiche forse. Ormai purtroppo è tutto distrutto e non credo che si possa più recuperare. L'interno sembra abbandonato a se stesso. Questo è l'angolo degli innamorati, una delle parti più appartate della villa dove c'era una bellissima panchina grande dentro. E non nego di esserci stato diverse volte, ma purtroppo adesso è lasciata... Come posso dire? Purtroppo adesso è distrutta. Questa è una delle parti più oscure e misteriose della villa. Un tunnel che non si sa dove porta.